Un evento così importante che si svolgerà nei prossimi giorni qui a Taurianova, ancora Taurianova alla ribalta, ma non per cronaca ma per fatti belli. E ormai ci stiamo abituando bene, nel senso che dopo le iniziative che abbiamo avuto già in precedenza con importanti adesioni, anche questa sarà una bellissima edizione di questo concorso internazionale che ormai si sta facendo veramente conoscere nel mondo, ha valicato i confini nazionali. Avremo tantissime presenze, diciamo, da fuori Italia, una presenza massiccia messicana con il quale si è instaurato un rapporto anche con l'ambasciata. Questa è veramente un'occasione di grande gioia, di grande bellezza, dico io. È un'occasione bella per visitare la nostra città, ma per conoscere quest'arte e per fare in modo, come dire, che Taurianova abbia una veste differente rispetto a quella che forse, diciamo, secondo alcuni luoghi comuni si conosce, e presentiamo la nostra vera faccia, che è quella della faccia della cultura, della bellezza, dell'accoglienza e del tema di quest'anno, che sono gli abbracci. Ecco, lei anni fa disse Taurianova città d'arte, così fu. E così fu. Sono stato, come dire, ho visto lungo, ho visto lontano, e da quel momento abbiamo iniziato a costruire, anche se c'è stato un piccolo break, diciamo, tra le mie prime amministrazioni e questa, però c'è questo fil rouge che ci accompagna sempre, che è questa volontà di far emergere la bellezza e questa volontà di far emergere la cultura, perché riteniamo che siano questi elementi fondamentali per raggiungere risultati importanti e per creare una società migliore. Oggi un taurianovese è orgoglioso di essere taurianovese. E credo che l'orgoglio stia ritornando prepotentemente tra i taurianovesi, ed è una cosa che inorgoglisce me particolarmente. Questo ottavo concorso è un grande impegno anche dal consigliere regionale Mattiani. Assolutamente sì, un evento ormai di carattere regionale, grazie alla legge regionale che la riconosce, si arriva all'ottava edizione qui a Taurianova. Un evento che ci crediamo troppo, riguarda lo sviluppo territoriale e culturale della nostra terra, e sono orgoglioso oggi di essere qui e di poter partecipare attivamente a questa bellissima manifestazione. Metropolitana vicino a questo concorso dei Madonnari, ecco, quanto è importante che le istituzioni si affacciano con le associazioni per creare turismo e... Ma è un'iniziativa molto importante, non soltanto dalla valenza culturale, ma anche della promozione stessa del territorio. È un'iniziativa che arriva all'ottava edizione, significa che c'è tanto lavoro da fare, soprattutto in termini di prospettiva, ma non è neanche semplice dopo 8 edizioni provare ad alzare sempre di più l'asticella. Ecco, quindi la presenza di tanti artisti non poteva non essere valorizzata dalla città metropolitana, che ha voluto fermamente, diciamo, provare a supportare non soltanto col patrocinio ma anche appunto economicamente un'iniziativa appunto di questa elevatura culturale e artistico. Ecco, nasce una sinergia tra Taurianova e Terranova e gli amici del palco, ecco. Eh sì, la sinergia è dovuta, visto che c'è sempre stato il collegamento tra Terranova e Taurianova storico, quindi non stiamo facendo altro che rispolverare e valorizzare la storia di Terranova, perché come sai Taurianova era Radicena, Iatrino, uno dei casali di Terranova. Ma al di là di questo, perché non dobbiamo come dire, ingessarci con la storia, è importante che se un territorio deve crescere, lo sviluppo deve passare attraverso la sinergia. Dobbiamo andare oltre i campanili dei propri paesi, delle tutto proprie per città, un obiettivo. E per l'obiettivo della crescita, dello sviluppo culturale, dello sviluppo del turismo, sviluppo turistico in chiave identitaria di un territorio. Noi abbiamo avuto la Valle delle Saline, che è la Piana di Gioia, dobbiamo fare in modo che, partendo dalla cultura, riusciamo ad aggregarci in maniera, come dire, collaborativa, senza pensare esclusivamente agli interessi che sono predominanti ovviamente dei nostri cittadini, però ovviamente se cresce il territorio cresciamo tutti. Anche perché è un volano di sviluppo anche di turismo c'è il turismo religioso, il turismo di prossimità. Noi abbiamo delle bellezze, oltre che di arte sacra, delle opere, diciamo, rinascimentali, delle opere che sono nelle chiese di questi territori, ma abbiamo anche una bellezza, diciamo, naturalistica. Abbiamo anche altre forme di... Allora, se noi creiamo le condizioni per la crescita del territorio, abbiamo non solo turismo religioso, ma turismo di prossimità, che sono fattori di attrattività per lo sviluppo in chiave identitaria di questo nostro grande territorio. Ecco, essere direttore artistico di questo grande concorso, quest'anno all'ottava edizione,
Poi, tra l'altro, anche lei Torio Novese, ecco, è un orgoglio per Torio Nova. È un orgoglio per me, tanto perché posso servire il mio paese, perché posso ancora una volta seminare, perché questo è il mio compito da insegnante, lasciare i semi e fare in modo che i giovani possano ancora crescere nell'arte, nel colore e nella sapienza laddove è possibile. Sarà un lavoro duro, ecco, affronta, diciamo. Ma no, sarà un lavoro sicuramente faticoso per le temperature, ma quando si lavora con il cuore. Come nasce la sinergia tra le due associazioni, la vostra, Confcommercio, giusto? Sì. E gli amici del Pacco nel concorso internazionale. Ma è una sinergia che è nata l'anno scorso, noi è la seconda edizione alla quale partecipiamo, quindi su 8 abbiamo partecipato per la seconda edizione consecutiva e siamo qui a patrocinare un evento che riteniamo di elevato spessore e di grande importanza per la crescita culturale, artistica ed economica ovviamente della nostra provincia. È un evento di grande richiamo, è un evento che ospita artisti provenienti da ogni parte del mondo e quindi è un evento che tra le altre cose è anche in crescita rispetto all'anno scorso. Io prima il presidente Carioti lo sottolineava e di questo noi siamo orgogliosi perché abbiamo dato anche noi il nostro apporto come mondo imprenditoriale, perché con la vostra presenza è molto assolutamente importante. Assolutamente, noi crediamo che la cultura, la storia, le tradizioni siano tutte cose che si possano spendere sul territorio per creare ricchezza da ogni punto di vista, ma ovviamente anche la parte più importante dal punto di vista economico. Quindi questo è il nostro pensiero e ovviamente come la più grande associazione di imprese non potevamo che rimanere affascinati da questa manifestazione che ha ormai, diciamo, storicizzata nella città di Presidente, 8ª edizione Madonna di Città di Torio Nova, ancora una volta un orgoglio taurionovese e quest'anno alla grande proprio questa 8ª. Sì, noi quest'anno, Graziano, ti ringrazio per la tua presenza che sei sempre con noi insieme ai tuoi amici. Noi effettivamente stiamo già preparando la base per il 10º anno, quindi i partenariati che abbiamo sentito stasera, Messico, Liverpool, sono dei partenariati importantissimi per poter far crescere il concorso a carattere internazionale. Di là passano tutti i collegamenti con le scuole madonnali del mondo e noi ci dobbiamo essere, perché questo identifica anche il risultato del riconoscimento del Ministero dei Beni Culturali, perché il Ministero con questo progetto da noi espresso e dichiarato in fase di commissione ha approvato e ritiene che possa essere di fatto un passo in più per il territorio, sia dal punto di vista artistico-culturale ma anche commerciale, per cui il museo, che è la sede giusta dove il Ministero dei Beni Culturali ci ha fatto incontrare, ci dà anche la sala per la presentazione ufficiale nella città metropolitana, quindi in maniera internazionale. Quindi ricordiamo l'appuntamento, Presidente. L'appuntamento sarà il 4, il 5, il 6 e il 7 di agosto, quindi venite a Torio Nova perché vedete dell'arte, vedete dei madonnari meravigliosi, vedete un tappeto lungo quasi 1 chilometro dove ci saranno delle opere meravigliose. Vi garantiamo che sarà delle opere uniche.